Bene ragazzi, oggi andremo ad affrontare il discorso se con un iPad si può vivere senza un computer, cioè in questo caso con un Macintosh. Diciamo, chi non ha un Mac e si compra un iPad con il nuovo iOS 5 può vivere tranquillamente, può dire di avere un computer per il fabbisogno di un utente medio, diciamo appunto internet, foto, mail, social network, appunti, disegno, film. Vediamo un po', andiamo ad affrontare il discorso. Allora, come prima cosa andiamo ad aprire Safari. Vediamo su Safari, andiamo a mettere a fuoco. Boh, è già a fuoco, ok. Allora, buon Safari, buon internet, abbiamo internet, in questo caso il blog Voci Apple. Ok, possiamo navigare tranquillamente. E fin qua ci siamo, no? Ok, possiamo vedere i video, vedete qua c'è un video, ok. Andiamo ad aprire Safari dentro l'iPad. Safari. Andiamo su Voci Apple. Ecco Voci Apple. Ecco, siamo dentro Voci Apple, si carica la pagina. Andiamo ad aprire, vediamo se era questo il video, vediamo se è questo. Ok, abbiamo il video anche qui, quindi possiamo tranquillamente vedere sia video e navigare su internet. Quanto riguarda, non so, montaggio video, ok, montaggio video, diciamo che di solito per montare un video bisogna avere un attimino un qualcosa di importante. Qui abbiamo iMovie, che comunque a confronto del Movie Maker di Windows è molto più evoluto, più anche delle transizioni, un metodo di lavoro più fluido. Andiamo ad aprire iMovie. Buono, tanto che si apre di là, ecco qua. Bon, adesso la mettiamo da parte. Bon, abbiamo i movie, abbiamo tipo una prova sul sito Voci Apple. Vabbè, comunque abbiamo appunto i vari progetti. Bon, come sappiamo, i movie, no? Chi non lo conoscesse già, è una buona piattaforma per l'editing video. Comunque è qua. Abbiamo le transizioni e abbiamo tutto quello che vogliamo, no? Come vedete, ok. Adesso andiamo a vedere iMovie dentro iPad. Anche se io non l'ho mai usato ancora perché non ho avuto l'occasione. iMovie, vediamo appunto, abbiamo anche un'interfaccia più accattivante, più moderna anche dentro l'iPad. Ma questo non è quello che fa tanta differenza. Come vedete, l'interfaccia grafica è praticamente la stessa. Basta andare ad aggiungere appunto delle foto. Non so, rullino foto, aggiungiamo appunto, non so, delle foto. Tac, tac. Aggiungiamo una canzone. Ecco, in quattro tab abbiamo fatto un video. Ok, e abbiamo provato anche iMovie. Poi, altre cose che si possono fare dentro internet, boh, vabbè, la mail. La mail, abbiamo la mail. Ora bisogna un attimino stare sul. Opla, è caduto l'iPad. Tipo abbiamo una mail, tranquillamente vediamo la mail. Tranquillamente siamo a posto, possiamo rispondere con un'interfaccia grafica molto accattivante.
Tra l'altro è la stessa del Mac, come vedete cambia molto poco l'interfaccia grafica dentro l'iPad e quella del Mac. Appunto anche per rispondere qua, come vedete, è uguale. Poi cosa abbiamo? Mi hanno detto le foto. Boh, ma le foto neanche, non so se conviene neanche star lì a guardare. Comunque sì, per vedere delle foto, abbiamo le foto, possiamo tranquillamente zoomarle, guardarle, modificarle. Se si identica cosa si può fare, ma questo diciamo sufficiente tanto per dirlo, dai, facciamo così. Abbiamo una foto, boh, guardarla, modificarla, con vari programmi si può anche migliorare, ritagliarla, tutto quanto quello che si vuole. Boh, andiamo un attimino come dire, sul professionale, nel senso su programmi un attimino un pochino più complessi, no? Ad esempio il gestire siti internet. Allora, come client noi abbiamo quello più consigliato per caricare file FTP, abbiamo CyberDuck. Con CyberDuck possiamo appunto far su, mandare, caricare e scaricare file sui nostri server per chi avesse un sito come me. Come vedete, c'è il mio. Ora, in base all'indirizzo IP che ho, perché è una sicurezza che ho aggiunto, infatti non posso vederlo. Buon, comunque, neanche star lì non voglio andare a perdere tempo, comunque, adesso questo qua è Mobile Me, ad esempio, ecco, vedete, potete appunto far vedere le varie funzioni, no? Cioè, i vari documenti che avete. Stessa identica cosa si può fare con un iPad. Andiamo nell'applicazione iFiles, senza jailbreak, quella che si scarica con 80 centesimi all'App Store. Vediamo se mi lascia anche qua, ma siccome la connessione è la stessa, mi dirà lo stesso problema, probabilmente. Andiamo a vedere. Ecco appunto la connessione, non ho ancora abilitato l'indirizzo IP in questo momento. Comunque possiamo aggiungere file, ad esempio edit. Aggiungi, vedete MobileMe, client FTP, Picasa, Facebook, Google Docs, Flickr, Dropbox, tutto quello che si vuole. E appunto caricare e scaricare file. Un'altra cosa professionale è il creare siti internet tramite codice HTML. Allora, noi abbiamo il più famoso, diciamo il più funzionale, il miglior programma per creare siti internet tramite FTP, Dreamweaver, editor HTML, no? Con Dreamweaver, boh, possiamo tranquillamente scrivere, caricare, uploadare, quello che si vuole. Per chi non lo conoscesse, eccolo qua, possiamo appunto creare un nuovo codice HTML e così via, no? Qua non so neanche cos'è, vabbè, comunque sono codici che uno magari prova a creare per creare siti internet, no? Andiamo sull'iPad, abbiamo io ho tre applicazioni in questo momento per queste cose qui. Questo qua è una specie di iWeb, diciamo che potete creare il vostro sito soltanto aggiungendo immagini. Tipo un'immagine, boh, ma questo non è il massimo, diciamo. Questo è tanto per far vedere. Quello più importante per il codice HTML è questo qua. Potete creare un
codice HTML direttamente da qua. Avete preso quello con l'orologio, avete il codice, potete tranquillamente modificarlo, creare, uploadare, fare quello che si vuole. Come vedete, avete la parte dell'anteprima e la parte del codice. Quello lì è il codice HTML su come creare un orologio integrato dentro l'applicazione, diciamo un esempio. E per far vedere, tipo, dunque, infatti ve lo faccio direttamente vedere da uno che ho creato ultimamente. Ok, proviamo con questo. Ecco qua. Sì, è da modificare soltanto facendo delle prove. Comunque qui avete il codice a sinistra, a destra avete l'anteprima. Stessa identica cosa dentro l'iPad, quindi potete creare siti internet col codice HTML. Poi, altre funzionalità, altre cose che si può fare col computer. Dunque, abbiamo visto che si possono vedere e modificare le immagini, abbiamo visto che si può andare su internet, abbiamo visto che si può guardare la mail, abbiamo visto che si possono creare e modificare video. Tanti dicono, perché il giorno d'oggi siamo italiani, no? Quindi gli italiani non comprano la musica da iTunes come fanno tutti quanti nel resto del mondo, ma gli italiani la scaricano illegalmente, no? Bene, per scaricare la musica legalmente ci sono dei siti, no? Addirittura ne abbiamo anche un'applicazione sull'App Store che si chiama iDownload MP3. Quindi, cioè, Apple purtroppo neanche non sa cosa che ha provato, e adesso neanche non l'ho neanche installata perché non seguo più tanto la musica. Ecco, Free Music Download. Mettete un sito, quello più conosciuto è dylandau.net. No, punto .eu, ho detto una cretinata. Non guardo, non seguo più, non mi interessa più di tanto. Però qui avete, scegliete una canzone, tipo qua sono quelle già quelle più conosciute addirittura. Proviamo Tiziano Ferro, cioè. Avete questa qua, scaricare. Open, salva l'immagine, salva la canzone, già nei download avete la canzone. Ecco, quindi ci siamo già capiti, no? Quindi anche questo potete farlo, visto che in Italia abbiamo sempre detto, se una cosa si può avere gratis, perché pagarla, giustamente, no? Quindi internet dovrà creare delle protezioni per evitare che questo possa essere possibile, cioè, perché non possono lamentarsi se ti danno l'arma per farlo, no? In così pochi click. Bon, poi a parte questo, cosa possiamo fare ancora? Beh, giocare. Giocare, diciamo che l'iPad ha superato il Mac in questo, no? Io non sto tanto lì a giocare perché non mi interessa più che altro. Ci sono le console per il gioco, secondo me è più adatto, cioè la console è nata per quello, quindi. Bon, comunque sì, dai, il classico Angry Birds. Se abbiamo dentro il Mac. Visto, pensate quanti livelli che ho fatto, ce l'ho anch'io tanto per dire che ce l'ho, ma ecco, Angry Birds, col touch, e abbiamo il canarino che fa così e butta giù tutto. Stessa identica cosa, boh, lo faccio, vi dico tanto per dire che l'ho fatto. Ops, ho spostato tutto.
Boh, mettiamo a fuoco l'iPad. Sì, giochi. Angry Birds, addirittura quello free. Giochiamo. Come avete visto, no? Boh, ma per quello è molto avanti l'iPad, per il gioco. Poi, quanto riguarda invece, che vado un pochino indietro, ok. La TV, vedere la TV è sempre stato un dilemma. Se il computer possa veramente come dire, usciamo da qua, se il computer possa rimpiazzare la televisione, diciamo che tante volte sì, basta andare su TV, ah no, ad esempio Rai.tv, Rai.tv. Avete tutto quello che volete, boh, ci sarà sempre pubblicità, perché pubblicità ormai è il core di internet, no? Hanno pubblicità anche lì, boh, vabbè. Che hanno combinato qua? Boh, siamo qui. Qua dicono installare Microsoft Silverlight perché la Rai è a favore della Microsoft. Boh, vabbè, comunque fidatevi, potete tranquillamente vedere la TV. Andiamo a installare Silverlight, così siamo belli e pronti. Vedete, c'è il web composto da troppi plugin, troppe robe, troppa. Lo complicano troppo, basterebbe appunto fare un metodo unico. Boh, allora andiamo ad aprire, visto che vita che tocca fare, andiamo ad aprire Silverlight. Silverlight. Che tra l'altro è una tecnologia Windows, cioè installata dentro un Mac, Microsoft dentro un Mac, una roba. Comunque. Siamo lì, installa. Ok, abbiamo perso 2 minutini, però comunque ce l'abbiamo fatta. Vai. Nel frattempo vi faccio vedere che con un iPad potete tranquillamente, non dico abbandonare la televisione perché è una parolona, però per chi ha Sky, io sono ho Sky, sono registrato, ecco, vedete, benvenuto Giovanni. Così fini per Francesco. Bon, qui io sono entrato con un account di qualcun altro, non so chi. Io sono Davide. Vediamo se c'è calcio questo qua. Sì, si parte da questo, ma no, Giovanni non ha calcio. Io sono Davide, è entrata l'applicazione con un certo Giovanni. E tutto Sky, vediamo se almeno c'è Sky 1. No, e lui è come me. Boh. Comunque, per chi ha il pacchetto base senza pagare, soltanto con l'abbonamento di Sky, si può vedere Sky TG24, Sky TG24 Eventi, che in questo periodo di crisi, nuovi presidenti, del consiglio, cose varie, mi è stato utilissimo, per guardare tranquillamente la TV di Sky. Per chi ha invece voglio vedere anche altri tipi di canali, c'è l'applicazione, se la trovo, che poi ne ho anche poche, e quelle poche che ho ogni volta non le trovo. Dunque, la TV qui non c'è. Dov'è? Eccola qua, TV.
Nel frattempo potete vedere nel Mac che c'è la TV, c'è Rai 2 in streaming funzionante tranquillamente. Ho tolto l'audio però. Dopo queste bruttissime notizie, vi faccio vedere che abbiamo la TV anche dentro l'iPad, però sono dei canali, cioè non tutti i canali, sono quelli che sono in streaming e questa applicazione è riuscita ad avere, abbiamo tipo MTV. Dovremmo fare dei turni per dargli da mangiare di notte e il turno delle tre non deve sempre toccare a me. Abbiamo DJ TV. Abbiamo Rai 5, Rai Sport. Neanche sapevo che esisteva Rai 5. Sempre se esiste. Abbiamo Rai 5. Non so di cosa parla, però comunque esiste Euronews, TG La 7. Boh, non sono un grande tipo, però comunque i canali televisivi si possono vedere dentro un iPad. Poi magari ci saranno delle applicazioni che fanno vedere anche Italia 1, Italia 5, non so come, però sicuramente basta cercare, ci sarà qualcosa che renderà anche questo servizio, se non adesso, magari più avanti. Comunque, la TV l'abbiamo vista. Boh, Facebook non serve, è vero che vi faccio vedere perché Facebook, vabbè, lasciamo perdere. Per la vita a scuola. La vita a scuola, noi abbiamo delle applicazioni. Adesso vado a cercare perché non ho messo mai più in ordine qua. Abbiamo delle applicazioni tipo Audionota. Credetemi che io sto facendo un corso serale. Questa applicazione è molto utile. Però siccome non voglio riportarvi 1400 euro di Macintosh a scuola, ho deciso di portarmi l'iPad. Allora, con questa audio nota noi possiamo registrare la lezione, scrivere, poi se il professore, boh, abbiamo i punti, se il professore fa, io che faccio un tecnico ad esempio, dei diagrammi vettoriali, stiamo un secondo a fare, prendere delle frecce, tac, a fare dei vettori ad esempio, ingrandire non so cosa, ah sì, il pennello, poi se dobbiamo fare delle mappe concettuali, problema, l'unico piccolo problemino è il testo, che dovete fare gli spazi per arrivare fin lì, in questa applicazione. Però comunque, come vedete, poi si possono tranquillamente prendere appunti. Boh, senza parlare di Word o comunque quello che volete per scrivere tranquillamente. Pages, ad esempio, cioè, boh, il computer è un computer, con col portatile fai quello che vuoi. Boh, sappiamo già, no? Scrivere e abbiamo Pages. Stessa identica cosa la troviamo dentro l'iPad. Dentro l'iPad andiamo a vedere. Pages, tanto per farlo vedere, boh, ma sappiamo già. Tramite iCloud, come potete vedere, si scaricheranno tutti quanti i documenti che ho creato. Si stanno scaricando adesso perché stamattina ho fatto un piccolo ripristino per mettere un attimino un po' a posto le cose.
Comunque, come vedete, cioè in questo caso vi faccio vedere anche iCloud, perché se casomai portate l'iPad con il vostro account iCloud, come potete vedere, tutti quanti i miei documenti con Pages si sono tutti quanti riscaricando in automatico. Quindi, per vedere una cosa, ve ne ho fatto vedere anche un'altra allo stesso tempo. Farò vedere appunto iCloud. Basta andare su iCloud.com. Tra un po', eccoci qua. Come vedete, sono i miei documenti. Gli stessi che vedete dentro l'iPad sono dentro su internet, diciamo, no? Potete tranquillamente, come vedete, scaricarlo. Se dovete scegliere la versione PDF per Word o per Pages. Non potete visualizzarlo, penso. No, non si può visualizzare, soltanto scaricare. Comunque, per farvi vedere appunto cos'è che si crea con. Perché sono documenti interamente creati con un iPad. Adesso li ho creati in PDF, tanto per farvi vedere cosa si riesce a creare tranquillamente scrivendo con un iPad. Io lo faccio vedere anche dentro l'iPad stesso. Come vedete, sono elettrotecnica, ma tutto quanto creato interamente con un iPad. Quando non mi va di fare degli schemi, faccio direttamente le fotografie dal libro e sono a posto. Oppure mi affido all'applicazione che adesso vi farò vedere, Adobe Dias, Idea. Dove con un semplice pennino di 10 euro comprato da MediaWorld posso tranquillamente disegnare disegno posso tranquillamente disegnare facciamo una prova. Diciamo che anche il pennino in realtà serviva, bastava il dito. Scegliere i colori, no? Sì, diciamo che va bene come cosa, però. Come questa qua si può eliminare. E dopo che le metti nel rullino fotografico, dal rullino foto lo metti dentro il documento, no? Questa è una. Quella che io uso per materie, diciamo, un attimino più. E tecniche tipo diritto e economia uso Paper Desk. Perché questo? Perché Paper Desk, oltre alla funzione di poter tranquillamente scrivere come appunto un editor di testo tranquillo, posso anche registrare la lezione. Come vedete, boh, mi fermo lì però. Posso tranquillamente registrare la lezione mentre che prendo appunti, e questa è una grandissima cosa per chi deve studiare e magari capisce meglio la spiegazione che gli appunti. Comunque, quella che volevo farvi vedere, audionota che è dentro il Mac, è anche qua. No, non è questo, scusate, ho sbagliato. Audionota è qua. Chiamata in FaceTime. Toccherà fermare il video. Ecco, FaceTime arriva sia sul Mac, sia dentro l'iPad e tra un po' arriva dentro l'iPhone, quindi devo spegnere. Tra un po'. Bene, siamo tornati. FaceTime è durato un pochino tanto. Adesso torniamo a far vedere, come dicevo, Audio Note. Come vedete, qua abbiamo per scrivere, cioè per disegnare. Poi abbiamo strumento, non so per cos'è quello. È uno strumento inutile. Sarà un ridello, non so. Comunque se si può disegnare è un po' limitato però qua la versione per iPad questa qua è veramente più limitata. Come
come vedete non si può fare un granché, si può disegnare e basta. Appunto per questo io uso Paper Desk. Poi, come vedete abbiamo i messaggi, cioè, boh, questo qua diciamo è una funzione tipo una specie di... Boh, vabbè, ma lasciamo stare questo qua. Sono i messaggi tra iPad e iPad o iPhone e iPhone, oppure gli iMessage appunto, ma una roba di Apple, quindi vabbè, è limitata. Quindi volete andare su YouTube, non so, avete YouTube? Qua abbiamo il nostro grande amico Giulio Brottini. Volete andare, volete leggere un libro? Ecco, a differenza del Mac, per i libri siamo limitati, no? Se dentro il Mac devi leggere il PDF, l'effetto libri lo puoi avere soltanto dentro un iPad o dentro un iPhone. Questo effetto qui, diciamo, è più. Quindi già l'iPad in questo caso ha un punto in più. Per leggere le notizie, invece di andare ad aprire Safari e ad andare a cercarle come andiamo a fare su internet, raccogliete tutti quanti i maggiori blog che volete voi e con questa applicazione qui, con Flipboard, potete tranquillamente sfogliarvi le notizie, leggere le varie notizie, lui le reindicizza, diciamo, no? E ve le sfogliate tranquillamente, no? Come vedete. Avete anche Twitter e Facebook integrato, avete tutti quanti tutti i post dei vostri amici di Facebook, ce li avete dentro. Poi potete anche scrivere un commento, cioè no, potete appunto pubblicare un post con immagini, tutto quello che volete. Potete anche condividere il link e aggiungere qualcosa, o magari pubblicarlo su Twitter, come volete. Ci sono anche altri account da poter collegare. Questa, diciamo, è anche un altro punto in più per Apple, per l'iPad, scusate. Bon, a parte Twitter, queste cose qui, la cosa più bella appunto dell'iPad è che appunto essendo un computer portatile alla fine, con appunto studiato per la portabilità, quindi con un sistema operativo portatile e appunto le dimensioni appunto per essere più portatile possibile, avete anche pro memoria, cioè una cosa che col Mac non potete andare in giro con un Mac sotto l'ascella, che ne so, portarlo dietro nella valigetta. Con l'iPad in niente, in 8 mm come vedete, cioè, neanche, non c'è neanche differenza, avete, cioè, avete tutto quanto lì dentro. Torniamo a far su la smart cover e... Cosa si può fare ancora con un iPad che è simile al computer? Dropbox. Dropbox è semplicissimo, sapete cos'è, no? E per chi non lo sapesse, avete 2 GB di spazio online, tipo una specie di iDisk che non esisterà più, quindi potete... Qua cosa combina? Bisogna tornare indietro, ok. Se non ho problemi con internet... Sì, perché ci sono dei problemi ultimamente con internet qui a casa mia. E comunque sì, potete tranquillamente condividere i vostri file qua e là, destra e sinistra, come volete voi, una specie di iCloud, avete le foto. Spero che non sia una foto. Comunque anche i file PDF, cose varie, no? Potete condividere, fare quello che volete, appunto. Email link, no? Potete mandare il link. E questa è una funzione che non manca mai. Avete eBay, boh. Di solito c'è tanta gente che è sempre su eBay per cercare di risparmiare, magari, chi lo sa. E cosa avete ancora? Boh, gli sfondi, non neanche a parlarne. Una funzione bella con l'iPad è TeamViewer, come volete chiamarlo. Perché adesso tipo c'ho il mio codice qua, adesso si avvia, come potete vedere da questa immaginazione qua potete appunto, adesso li attiva TeamViewer, io comunque dovevo avere il mio ID registrato qua nelle note, appunto le note servono anche a questo.
TeamViewer, ecco qua, copia, andiamo su TeamViewer. Ho dei problemi con la connessione internet, quindi non so neanche come caricherò questo video. Incolliamo, mettiamo la password. Effetto connessione. Adesso come vedremo... Ah no, il codice è quello lì, scusate, ho sbagliato. 5075. Dopo andrà cambiato, giustamente, perché ognuno deve avere il suo privato, no? Comunque... Mettiamo quel codice lì. Le istruzioni non ci servono. Come vedete abbiamo il Mac. Stiamo muovendo il mouse del Mac. Vogliamo vedere iTunes. Abbiamo iTunes dentro l'iPad. Quindi è anche utile per questo. Per gli spazi adesso bisogna vedere come che hanno implementato qua. Bisogna vedere nelle impostazioni, nelle istruzioni, rotella, pizzicare per cambiare rapidamente la schermata, scuotere il dispositivo. Quindi noi scuotiamo il dispositivo, vediamo che succede. Trascinare con il tuo spostare il puntatore, trascinare le dita per eseguire la funzione del trascorrimento, scuotere il dispositivo per cambiare rapidamente la schermata, per controllare il nostro computer. Dicono di scuotere, ma non so. Non so, comunque sì, per farvi vedere abbiamo appunto anche il Mac. Adesso io mi sono incasinato con gli space, con lo space adesso non so come andava. Comunque vabbè, lo uso poco ultimamente, lo usavo molto con l'iPhone, adesso con l'iPad non ho più bisogno di usare il Mac, diciamo, a distanza. Bene, come abbiamo visto, quindi possiamo usare anche il Mac a distanza, che è una buona funzione questa. Guardate, non so più che cosa dire. Abbiamo Photoshop, Photoboot, vabbè, ma quella roba lì è semplice. Volete modificare le immagini? Per modificare immagini, come si vuole, ci sono 10.000 applicazioni nell'App Store. Io personalmente non modifico immagini, quindi non andandole a modificare non mi sono neanche installato nessuna applicazione per farlo. Però tengo Photoshop... Photoshop Express dentro per poter fare, diciamo, delle piccole modifiche al volo, ad esempio per ruotare un'immagine, appunto con i gesti possiamo ruotarla come vogliamo. Adesso questa funzione è integrata in iOS 5, quindi non serve più, però per il flip, nel senso che in questo momento c'è scritto, c'è la R e la T, come vedete possiamo ruotarla come vogliamo, così, no? Per l'effetto specchio, perché se andiamo a fare fotografie con la fotocamera frontale, come la salviamo fa l'effetto specchio, non so perché. E invece così dopo la torniamo a ruotare come era prima, no? Possiamo appunto, gli effetti quelli belli sono appunto più che altro quello bianco e nero, no? Un bel bianco e nero. E gli diamo ok, e poi avete anche dei bordi standard da poter mettere. Avete fatto un qualcosina al volo, dopo la salvate nel, ecco, come vedete potete scegliere i colori dentro al blu magari, cioè in pochi passi abbiamo fatto, che so, un piccolo fotoritocco, diciamo, ma non serve. Basta cancellare tutto, ecco. E guardate, sono perso tanto tempo a dire, però
È per appunto dimostrare che potete fare tante cose voi che non, chi non ha un computer, un portatile, un ragazzino che deve comprarsi un ora per Natale, qualcosina, può appunto sfruttare, può spendere molto di meno perché come vediamo, faccio vedere appunto, sfruttiamo l'internet dell'iPad, prenda sul sito Apple, ovviamente internet permettendo, maledizione. Guardate, ci lascio perdere. Comunque sì, i prezzi sono bassi. Cioè, in confronto a un Mac, se spendete 1000 euro per avere un Mac portatile, sì, ma con 500 già avete un bel iPad. Oppure con 30 euro al mese con la TIM, vi danno anche la scheda SIM integrata, avete 5 GB di traffico. Vi conviene appunto per la scuola, adesso c'era quest'ultima applicazione. E dovete mettere l'orario, avete lunedì, mettete prima ora, ne so, prima ora tipo io c'ho matematica, no? E avete l'orario, boh, ma questo è appena scaricato, oppure, siccome col calendario potete, questo è il trucchetto che ho utilizzato io, tipo, oggi non c'è niente, quindi vabbè. Però quando è che nel calendario andate a mettere l'orario fisso della scuola, come vedete, questo rosa c'è lunedì, martedì qua e là, lui, appunto perché ti visualizza il calendario nel centro notifiche, notifiche, e ti mostra il calendario, che è questo qua, mostrandoti il centro notifiche, ti fa vedere, io ho messo in pari il massimo, ok? Ti fa vedere quello che è l'indomani, no? E quindi riesci a vedere sempre l'orario scrollando così. Adesso è sabato, quindi fino a lunedì non vede niente. Poi appunto con iCloud potete fare veramente tantissime cose. Una cosa che vi consiglio di fare è di, tramite le preferenze sia nell'iPhone che nell'iPad, che di utilizzare le restrizioni. Adesso bisogna mettere il codice, il mio codice, però non lo rimetterò adesso. E con le restrizioni di bloccare la possibilità di togliere la geolocalizzazione, perché se casomai ve lo fregano, loro non possono togliervi la geolocalizzazione e neanche formattarlo, quindi tramite il GPS potete sempre rintracciare il vostro bel iPad. Bene, ragazzi, io non so più che cosa aggiungere, però mi pare di aver già dimostrato che tranquillamente potete usufruire un iPad al giorno d'oggi. Cioè al posto di un computer portatile, perché quello che fanno la maggior parte delle persone è, come lo torno a fare una carrellata veloce, è internet. Boh, adesso qua non c'è internet, poi mail, la mail, le immagini, e avete le immagini, e i social network, Facebook, Skype, appunto per la chat, ho dimenticato di parlare della chat. La più consigliata è Skype, perché avete tutto quanto compreso, si integra perfettamente col sistema operativo. Potete appunto tenerla spenta, lei è automatico, cioè riesce a riconoscere, cioè riesce a funzionare anche in background, consumerà un po' di batteria, però vabbè. Avete appunto i contatti, avete tutta la vostra agenda, tutti quanti i vostri numeri. Avete un'agenda, avete tutto praticamente. Quindi potete anche col servizio di VoIP appunto anche telefonare volendo, utilizzando Skype. Avete internet, avete il montaggio video, abbiamo visto, abbiamo provato a fare un video, mi pare, sì. Quindi tornando, potete appunto scegliere anche l'inserzione, no? Il tipo di roba, i miei progetti, come vedete, questo è quello che abbiamo provato in 2 secondi a fare. È finito lì perché appunto non potete appunto anche condividerlo in rete, quindi è una roba veramente impressionante. E cosa si può fare ancora? Ah, sì!
Avete anche il navigatore, non è mica finita lì. Cioè, se siete in giro, non sapete dove andare, al posto di un portatile, che non potete mai mettere un navigatore dentro il portatile, avete un bel TomTom, o comunque le mappe integrate. Io consiglio l'uso, anche se costa un pochino, però il TomTom conviene averlo, perché funziona benissimo e sapete sempre dove siete, siete a posto. Comunque con le mappe anche va bene lo stesso. Io non so neanche dove è qua adesso che segna, però comunque se vedete siete a posto. Bene, penso di aver finito perché sì, ho fatto una bella carrellata su quello che si può fare con l'iPad e di aver finalmente dimostrato che con un iPad potete fare praticamente tutto. Un'ultima cosa che, perché tanti magari parlano senza sapere. Come sappiamo, Apple ha rifiutato l'utilizzo di Flash, no? Cioè, se noi andiamo sul sito del, se internet non lo permette di, vediamo, un sito in Flash, Alfa Romeo. Ok, abbiamo internet, benissimo, approfittiamo, prima che casca di nuovo la linea. Addirittura lui va sulla versione mobile. Ricerca addirittura la versione mobile. Cavolo. Alfaromeo.it. Devo andare lì. E va sulla versione mobile. Perché va su quella mobile? Allora, altri siti in flash, non lo so. Ah no, basta andare attento su YouTube. Andiamo su YouTube, no? YouTube. Io tengo la versione mobile per vederti quanti video, no? Anche perché non ci serve visto che abbiamo l'applicazione integrata. Se noi andiamo sulla versione desktop, che qui clicchiamo su desktop, automaticamente ci serviranno appunto i video in flash. Vedete, devi avere il flash, Adobe Flash Player. Questo ormai è risaputo che iPhone e iPad non possono visualizzarlo, no? Perché mangiano troppo la batteria e effettivamente è vero, hanno provato a farlo andare e dice c'è tanta batteria. Se noi scegliamo un video, appunto, proviamo a vedere un video, non succede niente. Ecco che sta per partire un video. Si dice che non possiamo visualizzarlo dalla versione desktop perché ci manca il flash player. Ovviamente, una piccola parentesi, Adobe si è reso conto che è una tecnologia morta, quindi lo sta togliendo praticamente dal mercato. Adesso con Flash Player non possiamo vederlo, no? Quindi, poi, cioè, siccome abbiamo la versione mobile per Safari, non ci serve avere il Flash Player. Però, tipo che so, siti tipo Megavideo, queste cose qua, perché tutti vanno a vedere su Megavideo qualche film, magari dal cinema, no? Abbiamo questo. E questo browser qua si chiama Puffin, questo pappagallo disegnato. Se noi andiamo, adesso si connette tramite il server di quelli che hanno creato l'applicazione, vedremo che tutto ciò che è in Flash lui lo converte in HTML5. Come vedete, io oggi avevo provato a vedere Twilight, però non è il film di Twilight alla fin fine perché è un trailer. Adesso partirà il video, questa è la tecnologia Flash, quindi in Flash né con l'iPad questo non potremo vederlo. Con l'applicazione, come ho detto, che si chiama Puffin, potremo vedere tutto. Ora, internet permettendo, come vedete, parte il film, però va a scatti perché il Flash mangia tanta memoria, no? Quindi parte qua la conversione in automatico del video, ne basta che clicchiamo play lì. Clicchiamo play, adesso sto caricando il buffering. E ci vedremo il video bello e pulito e limpido dal sito, cioè che è mostrato in tecnologia Flash, ma in realtà è convertito in HTML5. Come Il vedete. fazio è un po' dal nascita a una certa età. Quell'età in cui il bambino è cresciuto e mette da parte le cose infantili. No, ok.
Ecco, come vedete questa tecnologia flash. Noi prendiamo questo link qua. Selezioniamo il link e lo copiamo e lo portiamo su Safari. Seleziona tutto, incolla, vai. Noi non vedremo niente, vedete, dentro Safari, che non vede, non ha il flash installato, non ha il plugin, e non vediamo la tecnologia flash, vedete? Questo qua è tutto quanto flash che noi non riusciamo a vedere. Che è meglio, così la batteria ci dura di più. Invece appunto con Puffin vediamo tutto quanto, vedete? Perché è un flash. Però utilizzando Puffin, a parte che è un browser un attimino un po' limitato, è soltanto studiato per farci vedere il flash, però, come dire, non è un granché. Se tipo voi volete vedere film appunto da Megavideo, andiamo su Italia Film. Questo è quello che fa l'utente normale col computer al giorno d'oggi. Cerco un film, non lo so, mettiamo appunto Twilight, invio, adesso parte la ricerca. Come vedete stiamo vedendo tutto il flash che c'è dentro il sito, magari un po' non tanto bene perché mangia tanta memoria. Però andiamo a vedere che su Eclipse. Andiamo appunto su Megavideo. Qui l'hanno tolto. Andiamo su Video With. Clicchiamo su Play. Sta già partendo il film, ovviamente, in base alla velocità di internet. E noi abbiamo qua il nostro bel video trasformato in HTML5. Adesso lo trasformo un attimino. Sì, ovviamente è colpa di internet che è lento in questo momento a casa mia. Che come vedete ancora deve partire il video qua, vedete? Comunque è così, adesso colpa di internet e la lentezza, comunque sì. Riuscirete anche a vedere questo. Quindi in questo caso internet è completo. Cosa vi manca ancora? Il download per scaricare, vi ho già fatto vedere per scaricare la musica. Non so più cosa volete ancora. Facebook, cioè, tutti dicono che magari la chat di Facebook non va. Che abbiamo l'applicazione di Facebook. Come vedete, qua c'è la chat, quindi avete anche la chat in tempo reale, tra un po' si caricherà la mia chat personale. E avete anche la chat. Se volete scrivere a qualcuno, avete anche la chat. Io scappo perché sennò mi tartassano. Ah sì, per chi non lo sapesse, magari non ha mai avuto un iPhone o un iPad, mentre noi nel Mac, tutto quello che adesso vedete qua ti invio non è neanche un granché. Tutto quello che tipo ce l'abbiamo nel dock, tutti i programmi che abbiamo spenti, si è tolto gli indicatori luminosi, però tutti i programmi che sono aperti, adesso riattivo gli indicatori luminosi, eccoli qua, tutti i programmi che sono aperti noi li vediamo tramite dock, no? O comunque chi è abituato con quella sottospecie di sistema operativo lì con Windows e qua sotto c'è la barra vedo tutti quanti i programmi aperti, no? Chi invece come me, cioè chi usa iPad e iPhone non sa se in questo momento ci sono programmi aperti o no. Quindi ho fatto, mi si era un attimo riempito la memoria, quindi ho dovuto togliere i video registrati. Volevo farvi vedere, appunto,
ho spostato la webcam. Ok, volevo farvi vedere che appunto mentre nel Mac abbiamo tutte le applicazioni che riusciamo a vedere da sotto dal dock, o su Windows abbiamo la barra degli strumenti sotto, quindi riusciamo a vedere i programmi aperti, in iOS abbiamo, cioè iOS sarebbe il sistema operativo di iPhone e iPad, e in un futuro chissà forse entrerà anche dentro i Mac, si vedrà. Dobbiamo fare o doppio tap sul tasto home, quindi vediamo tutte le applicazioni aperte. In questo caso siamo su un iPad 2, quindi il processore che è molto potente riesce a tenerne molte aperte senza rallentare. Comunque con 4 dita verso l'alto, passato il premuto per circa 2 secondi e col tasto, col pulsantino meno che viene fuori, chiudiamo tutte quante le applicazioni. Questo perché è buono che le applicazioni non si chiudono subito quando è che usciamo come una volta. Una volta, circa 2 anni fa, con l'iOS 3, il sistema operativo, quando ancora l'iPad mi pare era appena uscito, neanche, quando entravamo in un'applicazione e schiacciamo il tasto home si chiudeva e basta, non potevi far più, cioè non riuscivi a far funzionare più applicazioni contemporaneamente. Quello era, diciamo, un male, perché se dovevi, tipo eri in un gioco, cioè ad esempio faccio una prova, faccio vedere, adesso facciamo, cerchiamo questo gioco qui, Ninja Pong, buono, un giochino. Giochiamo, no? Stiamo giocando. Pausa, ok? Pausa, andiamo un secondo, ci siamo dimenticati di andare a vedere una cosa su internet. Tra parentesi, se mi va a casa qua. Andiamo sul sito Apple. Guarda caso, giusto andiamo a vedere quanto costa appunto l'iPad, tanto per. Andiamo sull'iPad, abbiamo con 484€ abbiamo già l'iPad, no? Buono, abbiamo visto che possiamo comprare l'iPad, ok. Ora noi con 4 dita verso su, clicchiamo su Ninja Pong e torniamo dove eravamo prima. Andiamo avanti con il nostro giochino. Prima questo non si poteva fare, ogni volta che uscivamo da un'applicazione toccava di ricominciare da capo. In più c'è anche l'autosalvataggio, che se tipo voi andiamo a provare a fare un documento, un documento di testo, questo è anche dentro il Mac. Comunque, siccome dobbiamo vantare l'iPad per la sua, cioè, visto il confronto, visto che costa di meno, perché conviene prendere un iPad al posto di un computer fisso? Facciamo un nuovo documento, scriviamo a caso, no? Come vedete qua su Facebook avete direttamente, ho ricevuto un commento, come vedete, tac, ho ricevuto il commento e adesso si carica tramite internet, che è lento. Visto, detto con licenziamento, fatto e consegnato venerdì. Adesso io stavo facendo un documento con Pages, torno da capo, no? Adesso usciamo, chiudiamo tutte le applicazioni, no? Torniamo su Pages a prendere il documento che avevamo fatto e lui è lì bello e pronto, autosalvato. Quello che con un computer Windows, se non salvato ogni volta, perché col Mac adesso non è più così, se non salvato ogni volta siete fregati, nel senso che perdete tutto quanto. Bene ragazzi, adesso un'ultima cosa voglio soltanto far vedere. Chiusi.
La differenza. Questo pesa il 13 pollici, quindi il modello quello più leggero, a parte l'Air, parlo di MacBook Pro. Questo è quello più leggero, pesa 2 kg, l'Air peserà giusto un chilo. Qua abbiamo 350 grammi circa. In uno stile completamente Apple. Bisogna pulirlo. Boh, comunque. Bene. Al prossimo video. Ciao a tutti.